Sei proprio una principessa. Hai cheese balls balls. Mangiatele. Sentite come scricchiola. Tre. Mangiatele. Buonasera a tutti ragazzi. Bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Siamo qua all'Ipertosano di Pratamano. Tutto questo tempo non siamo mai stati all'Ipertosano. È arrivato il momento, anche perché prima siamo stati per prendere dei popcorn, perché dopo andremo al cinema. Ma quale cinema? A guardare un bel filmetto. Esattamente. E ci siamo accorti che c'è anche qua il Burger King. King come me. Vabbè. Quindi Dani, che idea mi è venuta in mente? Ma io che ne so. Di andare a mangiare al Burger King. Che è da tanto tempo che non andiamo. E come abbiamo detto nell'ultimo video, penultimo, adesso non lo so, ci sono delle novità che vi vogliamo far vedere. Tra cui il Wrapped. Il Wrapped. Lo mangi tu però, io mangio qualcosa di più buono. Ok, vediamo. Te lo faccio assaggiare comunque. Sì, assaggi. Sì, sì. Ci vediamo dentro, ciao. Ciao. Ragazzi, siamo arrivati dentro. Lei un Big Thing e io un Chicken Wrapped. Forse prendiamo anche qualcos'altro, vediamo. Bene raga, abbiamo ordinato e adesso aspettiamo Franci, che tra 3 minutini dovrebbe arrivare. Abbiamo comunque preso anche un'altra cosa che non mi ricordo il nome, comunque dopo vedrete. Speriamo sia buona. Ecco che arriva Franci, raga, aiuto. Fa cadere tutto. Ah beh, sei proprio una principessa. Ah, io ho detto che non so come si chiamavano quei robi. Ah, i cheese balls balls. Non mi ricordo neanche io. Vabbè, sono delle palle di formaggio. Questa è di Dani. Sì. Questo è il Wrapped. E ci sono le patatine. Allora, adesso voglio sinceramente, prima assaggiamo le patatine. Voglio... No, prima questa. No, dai, dopo le cheese balls. Sono buone secondo me. Le patatine, dimmi sinceramente se sono meglio quelle del Mac o queste. Questo. Neanche da ammettere. Comunque è un bel panino, abbiamo speso niente. Secondo voi quanto abbiamo speso? Perché cioè, è pochissimo. Secondo me è il migliore. Un attimo, una roba alla volta. Non sono buoni. Mangiatele. Scottano. Mangiatele. Ma scottano? Allora non le mangio. Patatine, voto? 9. 8 e mezzo. La coca, 9. Coca 0, buona. 9. Eccolo qua. 3. No, dai. Vediamo. Sono particolari, diciamo che sono particolari. È uguale al Big Mac questo? Sì. Allora voglio vedere se le piace di più il Big Mac oppure il Big King qua. Io che non so, per uguale. Infatti anche come forma è uguale. Guarda, ma cade tutto. Non so mangiare, ok? No, mina mina ti conosci, ne conosci. Non rovinarmi così le canzoni di Lazza però, eh. Ah, è di Lazza questa? Ogni volta che mangiamo mi viene questa ispirazione musicale. Qualcuno mi sale. Anche il tuo vasoio? Vuoi assaggiarlo? Sì, una roba alla volta. Intanto assaggio anch'io quello. No, questo me lo mangi tutto. No, un pezzetto. No, dai. No. Questo è mangiabile almeno, mi piace di più. Cioè, devo dire che i panini del Burger King sono mangiabili, mentre quelli del Mac faccio difficoltà. Andando in ordine, patatine abbiamo detto 8 e mezzo, per me lei 9, poca 9. Queste qua, purtroppo, devo dare un 5, non mi sono piaciute neanche a me. Il tuo Big Mac lì, Big King? 8. Per me un 7, dai, che è alto, perché per i panini dei fast food io do voti bassi. Primo morso do io. La croccantezza che dà questa piadina, questo Wrapped, è una roba... Buono, no? Croccante. Cioè, il croccante del pollo fritto e il croccante dell'insalata danno una croccantezza a sta piadina buonissima. A me piace anche il pomodoro perché dà quella tonalità di freschezza, no? Sentite come scricchiola. Ottimo, questo 9 e mezzo. Tu quanto gli dai? 7. Alla fine abbiamo preso quello che ci piace. Mi raccomando ragazzi, se avete altre idee di video, commentate qui sotto che noi prendiamo spunto da quello che ci suggerite. Francia, adesso quelle balls lì te le mangi, eh? La roba è strasostanziosa. Ragazzi, ormai io sono team Burger King, commentate voi che team siete, perché ormai al giorno d'oggi non c'è paragone. Mangiamo questi mattoncini di formaggio. Ben ben, mangiateli. Ho capito cosa non ci piace, l'alapegno, che sono un po' piccanti e hanno questo sapore strano. Ma non si chiamavano jalapeño? El jalapeño. Perché ne ho presi 9? Ragazzi, consiglio, quando volete prendere qualcosa di nuovo da assaggiare, prendete poco, perché sennò se vi fa schifo li buttate via o dovete mangiarli per forza come sto facendo io. Gli ultimi 3 ragazzi. La prossima volta assaggeremo robe nuove, tra cui anche i dolci che non siamo riusciti a mangiare perché siamo pieni e ce ne sono solo 2. Hai capito? Oh, raga, è rimbambita. Ho capito, ma tu sarai rimbambito. Ci è arrivato dopo 2 ore.
Voto totale per me 8. Io 8 e mezzo. Mentre finisco la mia Pepsi qua. E te Coca Zero. Mentre finisco la Coca Zero, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e condividere tutti i video, che per noi è fondamentale. È gratis per voi, ma per noi è fondamentale, perché così possiamo crescere piano piano piano. Mi raccomando. Piano 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 piano. Piano 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 piano. Piano 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 piano. Quindi non c'è nient'altro da dire. E ci vediamo in un prossimo video. Hai detto il prezzo totale? No. Bravo. Comunque 15 euro. Mi raccomando, se avete indovinato, bravi. Se no, non c'è nient'altro da dire. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao. Ciao. Dio santo, raga, che disastro. Dani ha fatto cadere tutto.